Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qui a questo corso promosso dalla Società Italiana di Reumatologia in diretta su Sky TV. Il tema di oggi è osteoporosi e fratture da fragilità. L'osteoporosi, voi sapete, è una malattia sistemica dell'apparato scheletrico che porta a una bassa densità delle ossa e al progressivo deterioramento dell'architettura di questo tessuto. Parliamo di una patologia reumatologica prevalentemente legata alle tante fragilità che comporta l'invecchiamento del corpo e sentiremo nel corso di questo incontro in quali altri casi insorge e quali sono le parti a rischio di fratture importanti, anche per minimi traumi. Ma soprattutto ascolteremo gli esperti della Società Italiana di Reumatologia su come affrontare una problematica soprattutto femminile. Se e come è possibile prevenirla, come e quando è il momento di intervenire. Ne parliamo con alcuni dei massimi esperti e amici della SIL, il professor Maurizio Rossini, ordinario di reumatologia e direttore della reumatologia dell'Università di Verona, il professor Bruno Frediani, ordinario di reumatologia e direttore della reumatologia del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Siena, e una cara amica, Antonella Celano, presidente di ACOMA, Associazione Nazionale delle Persone con Malattie Reumatologiche e Patologie Rare. Come sempre in questi talk show in diretta promossi da SIL, la prima parte, quindi 15-20 minuti, sono di chiacchierata nostra con mie domande ai relatori. La seconda parte sarà dedicata invece alle domande in diretta degli amici che ci seguono sulle pagine Facebook e su SIL TV. Quindi vi prego sin da subito di cominciare a porre le vostre domande che poi verranno da me poste ai nostri relatori. Professore Rossini, iniziamo come sempre nel talk show che la SIL TV dedica ai pazienti colpiti da malattie reumatologiche con un inquadramento della patologia. Come esordisce e quando l'osteoporosi? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'opportunità che date di poter comunicare e interagire, spero, con tanti pazienti su questo argomento. L'osteoporosi, come lei ha detto giustamente, è un'alterazione della quantità e della qualità del tessuto osseo che rende lo scheletro fragile e quindi la manifestazione clinica, noi diciamo, della malattia è la cosiddetta frattura da fragilità. Cos'è una frattura da fragilità? È una frattura per un trauma banale, un abbraccio, una caduta che non avrebbe dovuto determinare assolutamente nessun cedimento delle nostre ossa. Certe volte è che sono spontanee, cioè solo col peso del proprio corpo, qualche volta le vertebre si schiacciano. E queste sono fratture da fragilità. Capite che se la manifestazione clinica della malattia principale, se non esclusiva, è la frattura, questa patologia è anche definita una rada silente. Perché? Perché appunto si manifesta tardi, quando magari abbiamo già perso, c'è già stato sottratto gran parte del tessuto osseo. E allora ecco perché è importante conoscere i fattori di rischio che ci espongono a rischio di andare incontro prima del previsto a una condizione di osteoporosi. Cosa intendo dire prima del previsto? È evidente, non si può nascondere che è un fenomeno legato in gran parte all'invecchiamento e quindi prima o poi ci arriveremo tutti, anzi si spera di arrivarci se da un certo punto di vista. Però non confondiamoci sul fatto che sia esclusiva dell'età senile, assolutamente sbagliato. Ci sono tantissimi giovani pazienti che a causa appunto di fattori di rischio che agiscono fin dall'infanzia, nell'adolescenza, nella giovinezza, possono andare incontro ad osteoporosi. Vi ricordo i principali? Vi ricordo la familiarità, il fatto di avere la mamma o il papà che ha avuto una frattura di femore, di vertebra, deve insospettire. La menopausa precoce, non c'è dubbio che le donne sono più esposte perché vanno incontro prima di noi a una carenza ormonale, quindi una menopausa anticipata espone l'osso a una condizione di rischio dovuta appunto alla carenza di estrogeni. La magrezza, un BMI inferiore a 19, è chiaramente un fattore di rischio.
per osteoporosi. Avere qualche chilo in più potrebbe essere addirittura protettivo, mentre assolutamente l'obesità è anch'essa comunque un fattore di rischio di fratture da fragilità. Poi ci sono degli modi di vivere, scelte di vita che sono sbagliate, e quindi il fumo, non c'è dubbio, un abuso alcolico, una scarsa attività fisica può contribuire a una perdita di massa e di qualità del tessuto osseo. Ma poi soprattutto vi ricordo che vi sono molte malattie che possono determinare appunto il rischio di fragilità scheletrica, e si tratta di malattie reumatologiche, ma anche di malattie gastroenterologiche, endocrinologiche, ematologiche, dei reni. Quindi la presenza di alcune patologie, i pazienti affetti da alcune patologie sono più a rischio di andare incontro ad osteoporosi, così come l'uso di alcuni farmaci, ve ne ricordo due in particolare, i cortisonici, e oggi sempre di più vediamo pazienti che sono andati incontro a una fragilità scheletrica in seguito a dei trattamenti che fanno, senza complicarci un po' la vita con una parola semplice, di blocco ormonale. Cosa succede? Succede che gli amici oncologi certe volte devono scegliere di sottrarre, bloccare gli ormoni nella donna che so che è andata incontro a un tumore al seno, o nel maschio che è andato incontro a un tumore alla prostata. Bene, questi farmaci che bloccano la produzione degli ormoni chiaramente predispongono di più l'osso a rischi di osteoporosi, perché questi ormoni sono protettivi nei confronti dell'osso. Grazie, poi torneremo sul tema della prevenzione, professore Frediani. Ecco, andiamo di quadramento anche epidemiologico. Abbiamo già accennato alla più alta incidenza delle donne, ma in quale misura e come si arriva dal sintomo alla diagnosi? Allora, ringrazio anch'io per questa opportunità di parlare, spero in modo semplice, però allo stesso tempo dando delle informazioni ben precise, e ci proviamo sicuramente. Allora, i numeri dell'osteoporosi sono, c'è un rimbombo e non è un grosso problema, sono molto importanti, perché effettivamente è la malattia insieme all'artrosi è più importante fra le malattie reumatiche, più importante in termini numerici, intendiamoci bene, perché ve ne sono altrettante importantissime, meno frequenti, e si parla di 4 milioni quasi donne affette da osteoporosi, e poi qui dovremmo precisare poi l'osteoporosi densitometrica, cioè quella che emette da un esame densitometrico. E poi bisogna tenere conto che poi ci sono anche dei soggetti, neanche pochi, che pur non avendo l'osteoporosi in termini densitometrici veri e propri hanno comunque una fragilità. Sono quei pazienti che hanno un'alterazione più della qualità che della quantità dell'osso. A queste donne si aggiungono anche gli uomini, che sono circa 1 milione, gli uomini osteoporotici, e va anche detto che pur essendo meno frequente l'osteoporosi maschile, devo dire che in termini di complicazioni e di attesa di vita non è assolutamente inferiore, anzi il maschio che si ammala di osteoporosi e ha le fratture ha un'attesa di vita inferiore a quella che ha la donna fratturata. In termini di fratture, noi abbiamo oltre 500.000 nuove fratture l'anno, complessivamente abbiamo credo almeno 2 milioni di pazienti fratturati, tenuto conto delle fratture vertebrali, delle fratture femorali, e da non sottovalutare le fratture in altre sedi, che sono altrettanto importanti. Si parla ovviamente di fratture da fragilità, cioè in cui c'è una frattura, quella che si chiamava una volta spontanea, come ha accennato il professor Rossini, oggi si chiamano da fragilità con in qualche maniera trauma inefficiente, cioè vuol dire che anche se c'è un trauma, praticamente il trauma non è in grado di giustificare la frattura, no? E anche se minimo, il paziente può fratturarsi, e quindi abbiamo già sentito le situazioni in cui si può verificare una frattura. Quindi grossi numeri e un costo che è intorno ai 10 miliardi di euro e va a aumentare ovviamente, aumentando l'attesa di vita.
come si arriva alla, alla diagnosi? L'elenco dei fattori di rischio e le, delle malattie che portano a una fragilità dell'osso l'avete in buona parte già sentito dal professor Rossini. Quindi noi bisogna conoscere questo elenco dei fattori di rischio e ricordarselo, perché purtroppo in una, almeno una metà dei soggetti che va incontro a fratture non ha dei grandi sintomi, la famosa malattia silente, l'osteoporosi. Per esempio le fratture vertebrali nella metà dei casi sono o asintomatiche, cioè non danno disturbo doloroso, o danno un disturbo doloroso piccolo che è interpretato come un normale mal di schiena. E quindi bisogna conoscere il paziente che fa cortisone. Io non è che devo sapere, devo aspettare il dolore come elemento, no? Per poter procedere nell'ite. È lo stesso per altri farmaci o malattie che avete sentito. A quel punto bisogna fare una densitometria ossea, sicuramente va fatta bene e va anche controllata bene, cioè dopo un periodo di trattamento naturalmente la, la densitometria va ripetuta per valutare dopo circa 18 mesi se il, la, il paziente che non faceva il trattamento eventualmente è ulteriormente peggiorato o se faceva il trattamento naturalmente ha avuto un miglioramento. Va fatta anche una radiografia perché in alcuni casi, come dicevo, la densitometria ossea non dice la qualità dell'osso. Il paziente può avere una frattura e avere una densitometria normale o quasi normale. E quindi la radiografia va fatta della, del rachide per vedere se ci sono delle vertebre che hanno ridotto la loro altezza, no? La frattura vertebrale, che ripeto può essere anche asintomatica. Quindi questo è l'iter. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che si fanno gli esami del sangue subito a questi pazienti a rischio, no? E dobbiamo fare una valutazione anche perché abbiamo sentito come una buona parte delle, delle, specialmente nel maschio, delle osteoporosi è la, la conseguenza di un'altra malattia. Addirittura può essere il primo campanello di allarme, no? Di un'altra malattia. La, la frattura vertebrale, quindi bisogna fare delle indagini, calcemia, fosforemia, la creatinina, la VES, la PCR, perché a volte naturalmente il paziente può avere una malattia infiammatoria che giustifica anche l'osteoporosi. Quindi ci sono esami di primo livello e poi di secondo livello per approfondire, parlo degli esami del sangue ovviamente. Questo è l'iter e naturalmente poi ci sono le carte del rischio, questo va accennato perché questa valutazione del rischio del paziente che io ho detto, si può anche quantificare meglio utilizzando le carte del rischio, che sono è un modo, è un calcolo, mettendo dentro tutti i dati anamnestici della storia del paziente per valutare quello che è il suo rischio e quindi poi decidere anche la gravità della malattia. Bene, grazie per questo inquadramento. Antonella, Presidente Celano. Qual è la qualità di vita di una persona colpita da osteoporosi? Quali sono le richieste? Tra l'altro stanno già arrivando numerose le domande, per cui sottolineare l'importanza di questa patologia, troppo spesso sottostimata, sottodiagnosticata. Antonella. Ecco. Sì, grazie, avevo spento il microfono. Sì, è sottostimata e sottodiagnosticata perché effettivamente molto spesso non ci si preoccupa di una patologia che non è stata già più volte definita una patologia silenziosa e quindi non ci si preoccupa di una cosa che non si sente, che non si vede, che non è... è come se fosse quasi irreale. Eppure l'abbiamo sentito, la prevenzione è importante, quindi bisogna assolutamente, se ci sono dei fattori di rischio, sottoporsi alla densitometria, così come già evidenziato. La qualità della vita è una qualità della vita ovviamente che inizia a lasciare a desiderare. Perché? Perché soprattutto se ci sono delle fratture da fragilità, se c'è questo rischio delle fratture, la persona è spaventata ed è molto, riduce moltissimo le proprie attività. È ovvio che bisogna continuare a vivere una vita normale, sottoporsi alle cure giuste, essere aderenti alle terapie
e rivolgersi allo specialista attraverso la mediazione del medico di medicina generale, e bisogna poi adottare delle strategie, quindi per evitare appunto le fratture bisognerà eliminare tutti i tappeti da casa, bisognerà evitare di andare su una scala, bisognerà evitare quelli che possono essere i comportamenti a rischio. La qualità della vita può essere assolutamente mantenuta se la persona seguirà quelli che sono i consigli del medico. E il problema che noi riscontriamo in quella che è la fetta di pazienti che si rivolge alle nostre associazioni è un problema molto spesso di disinformazione. La qualità della vita non è buona e ci sono degli impedimenti a vivere una vita normale quando non c'è una corretta informazione sulla patologia, e quindi le persone sono convinte che qualunque movimento possa creare una frattura. Ci sono persone che evitano di camminare perché hanno paura di avere delle fratture spontanee, ci sono persone che evitano di ballare, invece il movimento, l'abbiamo sentito, l'attività fisica è fondamentale nella cura dell'osteoporosi. Quindi è ovvio che non andremo a fare degli esercizi, non andremo a fare zumba o altro, insomma faremo degli esercizi adeguati che il medico ci consiglierà o ci consiglierà anche il terapista o il fisiatra, e sicuramente la nostra qualità di vita migliorerà, anche perché oggi ci sono le possibilità di cura per l'osteoporosi, per cui è consigliabile sempre riferirsi al medico anche per conoscere quelle che sono le possibilità di poter continuare a vivere una vita di qualità. Grazie, ecco, professor Rossini, lo accennava la presidente Celano. Parliamo di terapia. Come si affronta oggi l'osteoporosi? Quali sono le ultime novità e come è possibile garantire appunto una buona qualità di vita nel controllo della malattia? Sì, innanzitutto una premessa fondamentale. L'osso, nonostante il suo aspetto, sapete che è uno dei tessuti più vivi che abbiamo, perché ha la necessità di rinnovarsi continuamente, e quindi continuamente è in parte demolito e in parte ricostruito. Ci sono delle cellule che sono deputate al riassorbimento delle parti vecchie dell'osso, ci sono delle cellule che invece formano un nuovo osso, si chiamano osteoblasti, e poi ci sono una sorta di centraline, cellule chiamate osteociti, che regolano questo metabolismo. Allora capite che se è un tessuto vivo, c'è la possibilità di poter agire in maniera positiva quando l'attività di queste cellule si sbilancia appunto a sfavore delle cellule che formano osso, e quindi si va incontro a una perdita. Il primo pensiero che facciamo io e il collega, ad esempio il professor Frediani, è: in questa signora qua, in questo paziente qua, c'è un deficit? Se c'è un deficit di introito alimentare di calcio, il mattone cosiddetto, di cui è fatto in gran parte l'osso, è chiaro che devo correggere l'introito alimentare di calcio di quel paziente. Se c'è un deficit di vitamina D, che come sapete è deputata primariamente, ma non solo, all'assorbimento intestinale del calcio, è chiaro che il primo pensiero che devo fare di fronte a una diagnosi di osteoporosi è: questa signora manca di vitamina D, gliela devo dare chiaramente. Così come nella giovane donna che va appunto in menopausa troppo presto, il primo pensiero è di darle, se possibile, se non ci sono controindicazioni, un trattamento ormonale che, come vi dicevo, gli estrogeni sono protettivi nei confronti dell'osso. Oggi abbiamo anche dei farmaci estrogeno simili, abbiamo anche dei modulatori selettivi che agiscono più in maniera positiva sull'osso senza creare rischi particolari per seno utero, ad esempio. Poi che cosa dobbiamo fare? Se non è possibile, ovviamente, questo tipo di approccio, o se non è sufficiente, allora dobbiamo cercare di usare dei farmaci che interferiscano con l'attività delle cellule che fanno i buchi nelle ossa, che riassorbono le ossa. E quindi ecco da cosa sono nati i cosiddetti difosfonati. Sono dei farmaci che riducono l'attività degli osteoclasti, delle cellule che riassorbono osso.
Oggi abbiamo anche scoperto la proteina che stimola, la citochina meglio, che stimola queste cellule, questi osteoclasti. E la ricerca ha prodotto un anticorpo che va a bloccare questa proteina e quindi va appunto a ridurre un'eccessiva stimolazione osteoclastica. Il farmaco, la molecola, si chiama denosumab. Ma che cosa abbiamo anche? Abbiamo anche la possibilità di stimolare le cellule che formano nuovo osso, gli osteoblasti. Abbiamo scoperto che un frammento di un ormone, che è il paratormone, questo frammento chiamato teriparatide, effettivamente somministrato sottocutto una volta al giorno, stimola di più l'attività degli osteoblasti, che quindi formano il nuovo osso. E si spera di aver presto in Italia un'altra novità importantissima. Abbiamo scoperto la proteina che addormenta gli osteoblasti e che stimola gli osteoclasti. Allora la ricerca ha prodotto un anticorpo che va a bloccare questa proteina si chiama sclerostina, l'anticorpo si chiama romosozumab. Bene, capite che questo tipo di approccio consente contemporaneamente di ridurre l'attività delle cellule che fanno i buchi e di stimolare l'attività delle cellule che formano nuovo osso e quindi di avere degli incrementi densitometrici rapidi che possono essere necessari e utili nei pazienti a maggior rischio di frattura. Importante queste novità della terapia, ma professor Ferriani, la prevenzione rimane la vera arma vincente. È possibile prevenire l'osteoporosi seguendo corretti stili di vita? Quali suggerimenti possiamo dare ai nostri ascoltatori? Allora, io non vorrei sorprendere qualcuno, ma sono sempre stato abbastanza realista, no? Evitare la malattia, certo, si può evitare la malattia. Se io riesco a curare un'artrite senza il cortisone, faccio un esempio, è chiaro che lì ci riesco probabilmente, no? Perché non ho il cortisone, non ho la causa dell'osteoporosi. Però la malattia, quella primitiva, quella che è definita osteoporosi post-menopausale, io non credo si possa evitare con lo stile di vita, però si può dare un elenco. Intanto dico sempre ai miei pazienti di dare un elenco di cose da evitare, di errori che si devono fare. Non bisogna fare alcuni errori. E questo non vuol dire che poi se si è virtuosi, e noi abbiamo la certezza che non verrà l'osteoporosi, questo sarebbe un'illusione, no? È chiaro che prima si fanno certi interventi e meglio è chiaro che l'attività fisica è importante, perché noi dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un conto in banca, diceva il mio vecchio maestro professor Caniggia. Il conto in banca è quello che noi, le nostre riserve di osso, no? E il cosiddetto picco di massa ossea si raggiunge intorno ai 30 anni, no? E quello, per formarlo, in realtà l'80% è formato dalla genetica e qui lì non ci si può fare niente al momento, però quel 20% che concorre a questa riserva di minerale, quel 20% è legato allo stile di vita e è importantissimo, perché fra una persona che ha un 20% in più di minerale e una che ha un 20% in meno, sapete quante fratture di differenza ci sono? Tantissime. E allora l'attività fisica fin dalla giovane età, e l'attività fisica comunque è importante anche dopo. Certo, via via che il paziente ha la malattia e ha una malattia grave, è chiaro che il ruolo dell'attività fisica si riduce. Ma perché questo? Perché poi sono pazienti che hanno anche altri problemi. Un paziente che ha un'artrosi del ginocchio, sarà un po' difficile che io gli possa dire di fare 2 chilometri al giorno di camminata veloce, però certo, un paziente sano che è in buone condizioni articolari, io gli dirò fai la pallacanestro, fai la pallavolo, fai la camminata veloce, che è considerata molto importante. Quindi l'attività fisica chiaramente cambia in base alle altre patologie che uno ha e anche all'età, ma è comunque importante. La parte che riguarda la dieta, anche lì bisogna evitare degli errori. L'eccesso di proteine fa perdere calcio nelle urine, l'eccesso di sale fa perdere calcio nelle urine. Alcuni farmaci, ma ripeto, si dà per scontato che il medico dia i farmaci perché il bilancio costo-beneficio è a favore del beneficio.
Però si possono scegliere dei farmaci che sono più meno, diciamo, aggressivi sull'osso, parlo dei diuretici per esempio e via di seguito. E per quanto riguarda la dieta, indubbiamente anche le carenze però sono importanti, cioè la carenza di proteine non è auspicabile, noi dobbiamo avere circa quasi un grammo pro chilo di proteine, no? Quindi se noi teniamo conto che in un etto di carne ci sono circa 20 grammi di proteine, se vogliamo arrivare a 60 grammi di proteine o 50 al giorno, dovremmo fare un calcolo non complicato. E non bisogna stare né sopra né sotto a questo. Purtroppo molti invece hanno una carenza di proteine, specialmente gli anziani. Lo stesso si è detto del sale. Attenzione che il calcio che si assume nella dieta o che si somministra con le compresse deve essere assorbito. Se io metto una dieta ricca di spinaci, di vegetali che sono ricchi di ossalato, l'ossalato non fa assorbire il calcio. Questo è un esempio che va fatto. Quindi conta quanto calcio io introduco nella dieta, ma conta anche quanto ne assorbo. E quindi bisogna che un pochino qualche consiglio venga dato. Ecco perché le acque sono molto importanti, devo dire. L'acqua, il calcio dell'acqua è molto ben assorbibile. Però, ripeto, non ci dobbiamo illudere sul paziente ha già un'osteoporosi di poter evitare i farmaci. Questo è un grosso errore, no? Credo che il professor Rostini lo sa bene. A volte si cerca di fare una cosa sola per evitare di farne altre, no? Tipo do la vitamina D e non do i farmaci importanti che ha detto il professor Rostini. Oppure do quei farmaci importanti e non do la vitamina D. No, qui è un'integrazione che ha una sua logica. Una cosa è il cemento e una cosa è il mattone. Nella terapia dobbiamo mettere i mattoni e dobbiamo mettere il cemento. Quindi questo credo sia fondamentale anche per la terapia preventiva, chiamiamola così, prevenzione primaria e prevenzione secondaria, ha un significato se la mettiamo insieme ad altre cose, ma da sola non ce la fa sicuramente. Grazie. Diagnosi precoce, Presidente Celano, esiste un documento, una strategia di intervento per l'osteoporosi approvato con un accordo Stato-Regioni nel maggio 2018, a che punto siamo? Esistono dei percorsi di screening o comunque delle buone pratiche? E all'interno del documento, grazie per questa domanda, all'interno del documento esiste molto di ciò che ha appena citato il professor Frediani, appunto su stili di vita, eccetera. Devo dire che per qualche tempo, dopo il 2018, nelle scuole si era iniziato con il progetto Frutta, quindi cercare di partire dall'alimentazione già dall'età scolastica. E poi abbiamo avuto una pandemia, quindi diciamo che un po' tutto si è arenato. Gli screening, beh, insomma, oggi diciamo che ormai da un anno e mezzo siamo un po' bloccati, il documento è stato approvato nel 2018, quindi è un po' complicato oggi parlare di messa a punto di quel documento. E posso asserire che purtroppo ancora non è stato adottato interamente così come avrebbe dovuto essere, ed è un vero peccato, però purtroppo dipende da volontà non delle singole regioni, anche perché è un documento approvato dalle società, che è stato redatto dalle società scientifiche, dal Ministero, è stato adottato dalla Conferenza Stato-Regioni, per cui ovviamente c'era una piena un pieno accordo sulla necessità appunto di mettere nero su bianco delle strategie per prevenire la patologia. Purtroppo poi è arrivata una pandemia immediatamente dopo e quindi non c'è stata grande possibilità di farlo. Però ribadisco che tutto ciò che è contenuto, in buona parte citata dal professor Frediani, sono sicuramente delle azioni che mirano a mantenere una buona qualità dell'osso, quindi diciamo che molto punta sulla prevenzione il documento. È ovvio che poi se ci sono delle patologie preesistenti, se ci sono altri
altri rischi, altri fattori di rischio, è impossibile, l'osteoporosi comunque viene, quindi lì poi bisognerà, come già sollecitato dal professor Rossini e dal professor Frediani, arrivare alla terapia farmacologica. Grazie, 17:30, siamo perfettissimi, cominciamo con le domande, sono già numerose, tante domande, vi prego di fare risposte brevi. Cominciamo, Matteo Capobianco, l'amico Matteo ci scrive: la microbiopsia ossea è utile nell'iter diagnostico dell'osteoporosi? Maurizio. Assolutamente no, o perlomeno non è necessaria nel 99,9% dei casi, per fortuna. Non c'è bisogno di ricorrere a un esame biottico cruento, anche se poco cruento oggi, per far diagnosi di osteoporosi. Ci basta, come ha detto il professor Frediani, il più delle volte una valutazione densitometrica accurata, una valutazione radiologica accurata, una valutazione di alcuni indici di laboratorio. Non c'è bisogno quasi mai, se non per qualche residuo sospetto di qualche altra patologia che somiglia all'osteoporosi, ma che appunto si differenzia. Di solito si tratta di malattie rare o di forme particolari di osteomalacia o di forme di osteogenesi imperfetta, comunque malattie rare che per fortuna non fanno parte della routine clinica dei medici. Grazie, abbiamo molte domande che riassumo inevitabile sul tema del vaccino, osteoporosi e vaccino. Lo posso fare? Manuela, Giorgio, Giovanni ci scrivono: ho avuto shock anafilattici, la domanda non ho ancora fatto il vaccino per paura, il vaccino lo posso fare? Bruno, diamo una parola certa sull'utilità del vaccino contro il Covid. Vabbè, insomma, io tra l'altro sono in prima linea e quindi posso altro dire che i vaccini vanno fatti e che anche questo vaccino va fatto, perché non c'è in questo momento niente di meglio. Però attenzione, sono d'accordo che, come dicevamo prima, in medicina contano le terapie, non la terapia. C'è sempre una serie di provvedimenti da prendere, quindi non è che noi facciamo il vaccino e ci siamo dimenticati di tutto il resto, quindi dobbiamo avere sempre una certa cautela, perché indubbiamente anche se il vaccino difficilmente porta il microbo a dare una polmonite importante, va anche detto che un paziente che anche si ammala e sta fuori uso per 15-20 giorni con una forma, diciamo, non grave, è un peso a parte per la famiglia ma anche per la società, interrompe la sua attività. Quindi noi dobbiamo ridurre la diffusione del microbo non solo vaccinando ma mantenendo le distanze e mantenendo l'uso della mascherina. Questo, io sono convinto di questo, ecco. Noi l'abbiamo fatto, vero Maurizio, al nostro congresso, eravamo vaccinati ma ci siamo tenuti la nostra mascherina e il nostro distanziamento. È un modo per limitare comunque la diffusione. Certo. Un'altra domanda, Giovanna ci chiede: mia madre ha avuto l'osteoporosi, ce l'avrò anch'io, c'è un collegamento diretto di familiarità, una componente genetica? Maurizio. La componente genetica è importante. Un 50% di quel picco di massa ossea di cui parlava il professor Crediani, quella scorta in banca di calcio, di osso, è effettivamente legato alla genetica. Oggi non abbiamo dei test però genetici accurati in grado di identificare questa familiarità. Abbiamo però delle domande molto pertinenti da fare, e cioè appunto se la mamma o il papà hanno avuto delle fratture da fragilità in età, in particolare se giovanile, è chiaramente un motivo di sospetto per una componente genetica della patologia. Bene, andiamo avanti. Il ruolo del sole nella fissazione della vitamina D. Luna. Allora, mi fa piacere perché mi sono scordato prima di parlare di questo aspetto dello stile di vita, no? L'esposizione alla luce. Allora, chiaramente è importante, no, la luce solare, perché è la prima tappa dell'attivazione a livello cutaneo della vitamina D. Però via via che passano i decenni, ahimè, questa capacità che ha la luce solare di attivare la vitamina D diminuisce. Questo
va considerato. Quindi di nuovo siamo sempre a dire che bisogna considerare ogni intervento per il peso che ha, ha un suo valore, ma direi soprattutto ha valore l'opposto, cioè il fatto di non stare alla luce, questo è un fattore negativo. Quindi sono più gli errori da evitare, ma se una persona pensa di curare l'osteoporosi stando invece di 4 ore al sole, di starci 8 ore, non è questo che deve fare, no? Ecco, attenzione. È chiaro che però è importante, perché poi per stare alla luce ci si muove anche, quindi c'è tutta una serie di cose che si fanno per stare alla luce, però ripeto, non è la cura dell'osteoporosi, mentre diventerebbe molto grave chi diciamo non si espone per niente alla luce. Queste ci sono delle categorie che non sono frequenti, ma che non si espongono alla luce. Però indubbiamente la nostra cute invecchia, e questo va ricordato, e la cute perde la capacità di attivare la vitamina D con gli anni, e purtroppo aumenta la capacità di produrre melanomi, non ce lo scordiamo. Andiamo avanti, Antonella. Molti ascoltatori lanciano appelli a vaccinarsi anche per tutelare la fragilità, un tema caldo per la tua associazione. Sì, è un tema caldissimo. Noi poco prima del periodo delle vacanze abbiamo anche lanciato degli appelli proprio per sollecitare le persone a vaccinarsi, anche perché abbiamo ricevuto moltissime richieste sull'iter da seguire per avere addirittura le esenzioni al vaccino. Il nostro consiglio è sempre stato quello di sentire il proprio specialista, perché è ovvio che lo specialista è la persona che conosce meglio il paziente, oltre al medico di medicina generale, e quindi può dare dei pareri. Però, come appena detto il professor Frediani, il vaccino va fatto. E noi persone con fragilità ci teniamo che l'intera popolazione si vaccini, anche perché per poter continuare a fare, per poter tornare a condurre una vita normale, è fondamentale avere il vaccino. E se il mio vicino di casa non si vaccina, io non posso fare una vita normale. Se le persone che io incontro per strada hanno dei green pass acquistati in Telegram, io non potrò condurre una vita normale. Quindi è ovvio che la raccomandazione è: vacciniamoci tutti. È assurdo ancora parlare di terza dose se ancora non abbiamo tutta la popolazione vaccinata, ma se vogliamo sconfiggere questa pandemia dobbiamo metterci tutti in gioco, e quindi vaccinarci tutti, anche perché poi tutti in casa hanno delle persone fragili, quindi se non lo si vuole fare per se stessi, lo si deve fare come atto d'amore per le persone che si hanno in casa, che possono essere nonni, zii, che possono essere persone con patologie croniche, persone con patologie oncologiche, eccetera. Quindi per noi è fondamentale che tutta la popolazione si vaccini, perché vogliamo tornare anche noi fragili a riacquistare quella libertà che a causa della pandemia abbiamo perso. Grazie, questo è un messaggio importante. L'amica Laura Isolabella chiede: si sentono pareri discordanti rispetto al consumo dei latticini nella dieta per la prevenzione della osteoporosi. Cosa dice la scienza, Maurizio? La scienza dice che assolutamente i latticini danno un contributo molto importante nel determinare quella scorta di calcio per affrontare serenamente il più possibile l'età senile. Quindi siamo molto molto preoccupati del fatto che i nostri giovani, i nostri nipoti assumano meno latte e assumono invece bevande zuccherate al posto del latte. È una condizione che è documentato, rappresenta un fattore di rischio per osteoporosi in età più avanzata. Bene, Simona scrive: salve, anche adolescenti possono soffrire di osteoporosi? Bruno? Ci sono quelle forme di osteoporosi un po' particolari, come l'osteogenesi imperfetta, che poi esistono varie forme, e quelle forme che una volta venivano chiamate osteoporosi idiopatica giovanile, no? E sì, certo, possono soffrire di osteoporosi. È una forma grave, alcune addirittura non portano neanche alla nascita, altre invece sono forme che portano
delle fratture in vari periodi dell'età giovanile, e invece altre volte sono, non danno fratture, c'è un'osteoporosi e quindi quel picco che dicevo non si raggiunge ottimamente e passano non osservate spesso, e poi ce le ritroviamo magari nelle fasi più critiche della menopausa o dell'andropausa, diciamo, come pazienti che inspiegabilmente, tra virgolette, hanno un'osteoporosi. Esistono le terapie che poi sostanzialmente sono le stesse che nella forma conclamata, un po' più, diciamo, studiati, bisfosfonati in questo ambito, e l'uso anche della vitamina D, e quindi queste, diciamo, consentono veramente di controllare questa malattia. Poi ci possono essere anche delle forme legate all'uso di farmaci, sì. Possono essere anche dei giovani che utilizzano il cortisone o anche utilizzano altri farmaci, quindi lì bisogna sempre considerare questo aspetto, insomma, ecco. Poi ci sono le varie forme di ipogonadismo, e quindi le forme secondarie possono colpire anche i giovani, assolutamente. Grazie. Fabrizio chiede: osteoporosi e intolleranza al lattosio, esistono correlazioni fra queste due situazioni? Esistono studi o dati a riguardo, Maurizio? Sì, in effetti, pur non essendo un grosso problema, perché grazie a Dio ci sono approcci alimentari alternativi, ovviamente, con formaggi stagionati o con appunto prodotti senza lattosio, effettivamente ci sono degli studi che hanno documentato che questa intolleranza, magari se diagnosticata tardi, come capita talvolta, possono effettivamente contribuire a compromettere la densitometria del paziente. Grazie. Italia chiede: vitamina D è importante, ma quando è necessario integrarlo? Quindi quando è necessaria la supplementazione? Posso rispondere io? Andiamo, vai. Volentieri. Ottima domanda. La vitamina D serve quando manca. Questa è la risposta più rapida. No, non è una banalità, carissimi. La vitamina D, come avete detto, è importante anche ai fini della prevenzione dell'osteoporosi. E quindi non deve mancare. Vediamo che ci sono delle condizioni di rischio nelle quali appunto si è esposti a una carenza di vitamina D, una appena citata, l'uso freddiani, lo stesso invecchiamento è già un fattore di rischio. La nota 96 che voi conoscete cos'è? È una nota che indica, prodotta dall'AIFA, che indica le condizioni nelle quali è giusto mettere in carico il Servizio Sanitario Nazionale. Effettivamente riconosce molto delle situazioni di rischio, ad esempio soggetti che vivono in istituti, quindi assolutamente che non si espongono al sole, così come in gravidanza, nel puerperio, in condizioni appunto di patologie come l'osteoporosi, è fortemente raccomandata una supplementazione di vitamina D, oppure condizioni che portano a un malassorbimento di vitamina D, o condizioni nelle quali c'è un alterato metabolismo epatico della vitamina D. La nota 96 però secondo me trascura un po' l'aspetto che diceva il professor Frediano un attimo fa, e cioè l'invecchiamento. Non vedo abbastanza tutelati gli anziani. Io credo che dai 70 anni in poi la frequenza, la prevalenza della carenza di vitamina D è tale, specialmente ovviamente nei mesi invernali, che una supplementazione sarebbe dovuta a tutti. Bene, abbiamo ancora 10 minuti, molte ancora domande. Paolo, esiste uno screening per la presa in carico della donna in menopausa? Se sì, chi deve farsene carico? L'endocrinologo, il ginecologo o altre figure? Lulu. Chi parla? Io? Non Lulu. Sento più. Eccoci. Vabbè, allora, diciamo che noi, tra virgolette, osteoporologi, abbiamo un po' combattuto questa idea, no? Che al momento della menopausa si dovesse comunque ci si dovesse allarmare in maniera particolare. Perché questo? Perché sostanzialmente non è il periodo migliore per intervenire poi, no? Cioè, se io faccio una valutazione di una signora in menopausa
E poi in realtà nella gran parte dei casi io non devo intervenire con la terapia, quindi abbiamo spostato questo screening intorno ai 60 anni. Ecco, è chiaro che però bisogna ricordare che la donna a menopausa può arrivare alla menopausa senza fattori di rischio, oppure può arrivare alla menopausa con tutta una serie di fattori di rischio. Quindi qual è la valutazione da fare? La menopausa è un momento critico sicuramente. Si aggiunge a questa menopausa tutta una serie di altri fattori o c'è solo la menopausa? Se c'è solo la menopausa, naturalmente noi dobbiamo fare rimandare la valutazione in un'epoca successiva, quando anche l'intervento terapeutico ha molta più efficacia e anche più probabilità di essere portato avanti, perché poi il rischio, questa è vita vissuta, il rischio di un intervento terapeutico a 50 anni è quello di farlo 2 anni e poi dimenticarsi dell'osso, cosa che invece va fatto a quell'età solo se c'è un altro fattore di rischio oltre alla menopausa. Questo, quindi lo screening che viene fatto e veniva fatto e viene fatto un po' meno ora, diciamo, a 50 anni viene spostato intorno ai 60 anni. Questo poi va valutato caso per caso, ovviamente, no? Ecco. Grazie. Giovanni Abate chiede: ipofosfatasia, ci sono nuove terapie? Maurizio? Giovanni cita una malattia per fortuna molto rara dovuta a un deficit dell'enzima prodotto da quegli osteoblasti che vi dicevo, che serve per formare osso. Quindi capite che un soggetto che presenta questo deficit congenito di questo enzima, appunto, è effettivamente un soggetto a rischio di fragilità, e lo è anche in maniera talvolta molto grave e fin dall'infanzia. Oggi c'è una possibilità terapeutica con un'evidenza di efficacia e di sicurezza, perché dobbiamo garantire sia l'efficacia che la sicurezza di un farmaco in ambito pediatrico, cioè è stato costruito dalla ricerca un enzima sostitutivo appunto al deficit, mentre negli anziani e abbiamo, o meglio in età più adulta, c'è ancora poca esperienza e quindi c'è bisogno ancora di studi per poter garantire con certezza, nell'interesse del paziente, questo tipo di trattamento. Grazie Laura. Va bene la sola vitamina D o è meglio l'associazione con la K? Bruno? Per il momento, diciamo che intanto io, non per non rispondere, intanto consiglio l'associazione col calcio, che sicuramente ha più evidenze scientifiche. Naturalmente questo si può anche non fare, l'associazione col calcio, se la dieta è già garantita come in teche di calcio. La vitamina K ha sicuramente qualche dato non solidissimo, diciamo, sulla efficacia, però è un elemento che è un adiuvante. Voi sapete, vi sono dei prodotti che hanno la vitamina K, il silicio e via di seguito. Ecco, io vorrei dire questo come messaggio: attenzione, perché poco di tutto non funziona. Quindi innanzitutto dosi adeguate di vitamina D, dosi adeguate di calcio, quindi 1 grammo al giorno di calcio almeno, va bene, nella dieta. La vitamina D almeno 1000 mg al giorno di vitamina D, poi anche questo va valutato in base alle condizioni. Poi il resto può essere utile, ma non deve andare a scapito di queste dosi adeguate, come accade purtroppo in molti integratori, no? C'è tutto e però poco di tutto, e lì non funziona. Poco di tutto, abbiamo ancora 5 minuti, molte domande. Lucia, l'amica Lucia Guercini chiede: esistono test di laboratorio o radiografico che possono dare indicazione sull'assorbimento del calcio in un paziente, tipo TOCA? Chi risponde? Lucia, esiste un test di laboratorio che mi permette di capire se c'è un malassorbimento di calcio. Questo test, il più usato, il più raccomandabile, è un dosaggio del calcio nelle urine delle 24 ore, che appunto mi consente di vedere quanto calcio viene assorbito e quanto calcio finisce nelle urine.
se ovviamente ce n'è molto poco nelle urine, devo sospettare un malassorbimento, uno scarso introito di calcio alimentare. Un altro indice è il paratormone. Il paratormone è un ormone che ha la funzione di tenere normale il calcio nel sangue. E allora capisci che se c'è un malassorbimento di calcio, questo ormone tende ad aumentare. E purtroppo lo va a prendere nelle ossa, che è una scorta, che è un magazzino di calcio. Quindi avere livelli elevati di paratormone col calcio normale mi dà il messaggio, guarda che forse questa signora non assorbe o non introduce abbastanza calcio. Grazie. L'amica Raffaella Magagna scrive: la fibromialgia è importante, può portare all'osteoporosi? Bruno. Vabbè, verrebbe da dire solamente se il paziente è immobilizzato dal dolore. Questo, qualsiasi forma di dolore importante che lo riduce a una vita assolutamente, come diceva Antonella Celano, una vita che non ha qualità, no? Che è una vita di praticamente in cui c'è una nessuna attività, questo è negativo. Quindi l'attività muscolare è fondamentale, ecco, vorrei dire. Io vorrei aggiungere che i muscoli devono essere in forma e quindi la fibromialgia va curata, anche perché è fondamentale il tono muscolare e quindi anche quella che è la terapia fisica isometrica, cioè quegli esercizi che vanno a rinforzare i muscoli paravertebrali. Un fibromialgico tutto questo non lo può fare, quindi curiamo bene la fibromialgia, anche perché questo ci aiuta poi a uno stile di vita che sia assolutamente favorevole alla massa ossea. Grazie, ultime due domande per Maurizio. Esiste correlazione, chiede Paolo, fra celiachia e osteoporosi? Sì, esiste una correlazione, non c'è dubbio che un'intolleranza al glutine, diagnosticata magari tardi, provoca un'alterazione di quei villi intestinali, quindi della parete intestinale, e un malassorbimento di calcio e anche di altre vitamine. Quindi bisogna assolutamente correggere la diagnosi precoce di celiachia e correggere più presto l'alimentazione. Devo ammettere che per fortuna c'è un buon recupero, cioè si può recuperare gran parte del calcio che non si è accumulato e quindi anche il paziente celiaco può stare abbastanza sereno nella prevenzione, nel trattamento, se necessario, ulteriore della sua osteoporosi. Grazie, l'ultima domanda è per la Presidente Celano. Il ruolo delle associazioni, quanto sono importanti le associazioni in campo dermatologico nel far sentire la voce dei pazienti? Antonella. Beh, domanda. Le associazioni sono molto importanti e devo dire che fortunatamente nel nostro paese c'è un parterre di associazioni di alto livello. Quindi assolutamente tutte le associazioni si preoccupano di fare informazione, si preoccupano di essere vicine ai pazienti anche per soddisfare delle esigenze, dei bisogni inespressi e insoddisfatti dei pazienti e in maniera veramente lodevole. Le associazioni cercano di fare anche campagne di prevenzione, campagne di screening, le associazioni sono foriere di informazioni di qualità, perché oggi sappiamo quanto il web sia una trappola molto spesso e quindi sui siti delle associazioni, ribadisco, di tutte le associazioni si trovano informazioni certificate, informazioni che sono ovviamente validate perché tutte le associazioni si avvalgono poi di un comitato scientifico e quindi nulla viene lasciato al caso. Per cui la raccomandazione che facciamo a chi ci ascolta è di seguire le pagine delle associazioni se proprio vogliono prendere informazioni dai social, quindi seguire le pagine delle associazioni, seguire i siti delle associazioni, seguire le attività delle associazioni. E mi sento veramente di parlare a nome dei colleghi e delle colleghe perché tutti facciamo un lavoro lodevole e oltretutto gratuito e quindi mirato al benessere della persona. Grazie, anche noi come Società Italiana di Dermatologia ringraziamo il lavoro delle associazioni come APMAR che sono in prima linea e che in un rapporto virtuoso con la società scientifica dialogano a tutto vantaggio, a tutela
dei pazienti. Il Covid indubbiamente ha modificato la vita di tutti noi, in particolare quella dei pazienti. Molti ritardi devono essere ancora colmati, e in qualche modo la Società Italiana di Reumatologia, anche con queste dirette, intende fare cultura e dare notizie certificate. L'importanza, lo diceva Antonella, di avere fonti certificate, e chi meglio della società scientifica e l'associazione pazienti possono darle, in un mondo in cui purtroppo le fake news sono molto diffuse. Ci fermiamo qui, 17:55, ringraziamo soprattutto per l'estrema chiarezza e la disponibilità al professor Maurizio Rossini e al professor Bruno Frediani. Ringraziamo ovviamente Antonella Celano. Continuate a seguirci su SIR TV. Alla prossima diretta. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti.